e sulla ratio della norma, cosa ha guidato il Ministero nel recepire queste indicazioni che provengono dall'Europa, appunto su queste cose ci parla la dottoressa Isabella Fontana del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Buonasera, ringrazio il Presidente Righi, ringrazio la Consulta e le associazioni, anche i relatori che hanno molto chiaramente, devo dire, illustrato la legge, quindi non c'è assolutamente bisogno che ripeta i vari passaggi. Tra l'altro avete anche correttamente interpretato lo spirito della normativa. La normativa viene più lontano, cioè non viene dall'Europa, viene da un consesso che è ancora poco noto e più, ma è un organismo internazionale di cui io sono modestamente capo delegazione dell'Italia, e l'Italia è composta non solo dal MEF che coordina in questo settore le normative di prevenzione, ovviamente non di contrasto ma di prevenzione, tramite il Comitato di Sicurezza Finanziaria che ha sede presso il Dipartimento del Tesoro, ma è composto ovviamente da Banca d'Italia, da Unità di Informazioni Finanziarie, da Guardia di Finanza, da DIA, DNA, e Ministero della Giustizia, con magistrati diciamo attivi delle procure di Milano e di Roma, che fanno parte anche della delegazione dei lavori sia tecnici nazionali che internazionali. Quindi è una delegazione diciamo appunto non solamente finanziaria, ma composita di tutte le autorità che fanno prevenzione e contrasto in Italia. E l'organismo è il GAFI, è un organismo diciamo di ormai di antica origine, perché dell'89, che ha avuto una rilevanza maggiore dopo gli attentati ovviamente alle Torri Gemelle del 2001 e ha creato degli standard abbastanza cogenti a livello internazionale nel 2003. L'Italia è stata presidente di questo organismo nel 2012 e sotto presidenza italiana sono stati emanati nuovi standard internazionali per il riciclaggio, per il contrasto al riciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché anche la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che è diciamo un'aggiunta ai nuovi standard e non di poco conto, diciamo visto questo quello che circola sul pianeta. La rilevanza del riciclaggio. Il riciclaggio prima era considerato un reato diciamo tecnico, poco conosciuto e anche non particolarmente usato, era usato come parte dei procedimenti penali contro la criminalità organizzata, adesso sta diventando invece un reato, come dire, a valle di tutto, a valle della corruzione, a valle dell'evasione fiscale, a valle anche, si comincia a pensare anche dei traffici di migranti e della criminalità organizzata, insomma quindi è un reato che sta acquisendo una sua rilevanza autonoma ed è per questo che il sottosegretario ha richiamato il fatto che in Italia è stato introdotto il reato di autoriciclaggio. Il reato di autoriciclaggio cambia moltissimo la prospettiva penale, perché ovviamente abbraccia tutto il campo dell'evasione fiscale, che adesso entra prepotentemente come reato presupposto del riciclaggio. Quindi aumentano a dismisura gli indicatori possibili di anomalia di operazioni sospette, perché appunto le operazioni possono essere relative anche semplicemente anche al reato presupposto. Ora, senza ovviamente spaventare e richiamare quali sono gli obblighi di collaborazione attiva, è giusto quello che ha detto il sottosegretario, insomma, ogni cliente non va visto come un potenziale criminale e anche il titolare effettivo non lo è. Perché adesso c'è molta, come dire, c'è molta teoria e molta, il foro internazionale sono tutti su questo povero titolare effettivo che adesso renderemo tra poco pubblico, perché noi siamo ancora sotto quarta direttiva europea, quindi non abbiamo ricepito la direttiva del 2015, ma io sto già seguendo con i miei colleghi la nuova direttiva europea, la quinta, che è incentrata soprattutto sui lavori sul titolare effettivo, quindi come rendere accessibile questo dato non soltanto ai soggetti obbligati, questa è stata una battaglia dell'Italia anche in ambito GAFI ed europeo, cioè rendere l'accesso di questo dato non soltanto alle autorità, ma possibile anche per i soggetti obbligati. E su questo stiamo lavorando, cioè abbiamo già dei tavoli in essere con Union Camere e Infocamere e Mise per il decreto di attuazione della famosa sezione del titolare effettivo. Questa sezione del titolare effettivo, diciamo, l'Italia adesso l'ha declinata, aperta soltanto a autorità e soggetti obbligati e a chi dimostra un interesse legittimo. Noi l'abbiamo declinato con un interesse legittimo collegato a un procedimento giurisdizionale in cui diciamo, la parte ha un interesse a sapere chi è il titolare effettivo, probabilmente della sua controparte in un procedimento diciamo contenzioso civilistico.
E il futuro di questo sarà che ogni cittadino potrebbe potenzialmente avere il diritto a sapere chi è il titolare effettivo. Quindi questo titolare effettivo diventa quasi più importante, diciamo, del cliente società nell'ambito del circuito antiriciclaggio, ed è per questo che l'identificazione del titolare effettivo non può essere più considerata in subordine, ma quello e, quella congiunzione e che trovate ogni volta che trovate la parola cliente e titolare effettivo, vuol dire che i due, quando stiamo parlando di società di capitale o di persone giuridiche private, quindi società di capitale, fondazioni, associazioni, il titolare effettivo è essenziale che sia identificabile e identificato. È chiaro che non deve essere sempre in nostra presenza, è chiaro che noi davanti avremo il cliente che deve fornire sotto sua responsabilità, questo era già nella terza direttiva, era già nella 231, articolo 21, il cliente ha la piena responsabilità dei dati che vi conferisce. Quindi questo è un elemento importantissimo, perché ovviamente è passibile anche di sanzioni penali il cliente, ma non solo, il cliente società, il cliente impresa adesso ha un doppio onere, cioè deve disvelare il titolare effettivo al soggetto con cui entra in rapporto d'affari, ma deve disvelare il titolare effettivo anche al registro imprese. E sarà fatta, infatti, l'anno prossimo, credo, una campagna di comunicazione, dicevamo appunto, rispetto ai clienti, per, diciamo, renderli edotti del fatto che devono dare questo dato e conferirlo al registro. Quindi c'è una doppia responsabilità del cliente. Il soggetto obbligato ha la possibilità in futuro di verificare il dato che gli viene conferito dal cliente con il dato depositato nel registro, che ovviamente è un dato, come dire, confutabile. Quello è un atto di dichiarazione di una società che può aver messo un nome, per la maggior parte dei casi coinciderà con la proprietà legale, perché adesso anche lì non stiamo, cioè in Italia la maggior parte delle società, come dimostrano anche studi universitari recentemente pubblicati, non abbiamo, diciamo, queste strutture complicate diffuse sul territorio nazionale, sono strutture prettamente familiari, prettamente incentrati con titoli effettivi italiani. Però è chiaro che c'è un'attenzione maggiore anche sui trust e anche sugli obblighi del trustee rispetto sia al registro sia ai soggetti obbligati. Quindi è chiaro che gli agenti e che comunque i soggetti obbligati sono contornati di altri soggetti che hanno degli obblighi cogenti. Quindi non deve essere spostato tutto il peso e responsabilità di individuare questa persona, del titolare effettivo, sul soggetto obbligato che viene in contatto con il cliente. Diciamo, la sezione del registro è stata fatta in ambito europeo, perché in ambito internazionale non è obbligatorio avere un registro dei titolari effettivi, proprio per questo, proprio per bilanciare l'eccessivo peso degli obblighi antiriciclaggio che negli ultimi anni si era caricato sulle spalle dei soggetti obbligati. L'obbligo di segnalazione è chiaro che è la spia ultima del fatto che si è fatta un'adeguata verifica di un certo tipo, che non è soltanto l'incamerazione del documento, della scansione, soprattutto in casi, diciamo, importanti, con prevendite importanti, che si è fatto soprattutto un'analisi della natura della transazione, come diceva correttamente l'avvocato, che si è fatta la natura anche della congruità di chi ci si presenta davanti con il tipo di transazione che si sta effettuando. Le principali operazioni sospette che poi hanno dato luogo ad indagini sono nate da questa incongruenza rilevata da banche o da notai. Adesso, diciamo, il sistema dei professionisti si sta avvicinando molto al sistema delle sospette. È chiaro che lì c'è tutto il problema che prima è stato citato, anche dell'esposizione del soggetto che fa le segnalazioni, quindi si può pensare eventualmente anche a riflettere su questo, perché ovviamente l'ordine professionale ha un filtro, viene data la personalità sospetta, viene data tramite l'ordine, quindi anche il notaio, l'avvocato, il commercialista, quello che magari potrebbe mancare a voi in questo senso, no? C'è un filtro che dove convogliare la responsabilità, quella che nelle banche è cosiddetto il secondo livello, cioè il filtro della compliance che manda l'operazione sospetta. Quindi questo è un fattore da considerare, anche l'anonimato del segnalante, ed è l'anonimato del segnalante in queste nuove disposizioni, devo dire che è declinato anche in maniera abbastanza forte, per quello richiamo che ci viene dall'Europa, a proteggere chi diciamo, ovviamente si rende autore di una segnalazione. Chi si rende autore di una segnalazione in un contesto più circoscritto chiaramente è più soggetto a essere esposto in qualche modo, ne ad anche al cliente. Anche il fatto di, giustamente, di essere, avere una cautela anche verso il cliente, quando fai la segnalazione, come non farmene accorgere, quali elementi devo prendere in considerazione. È chiaro che anche sugli indici di anomalia si potrebbe riflettere, anche con l'unità di informazione finanziaria in futuro, riflettere anche sulla categoria specifica. L'unità di informazione finanziaria ha fatto degli schemi di anomalia su alcuni tipi di reati o su alcuni tipi di settori,
È chiaro che si potrebbe intavolare un discorso del genere anche con l'unità di informazione finanziaria, proprio specifico sulla categoria. Alcune cose potrebbero essere in comune con altre, diciamo con gli indici anonimi che sono stati dati per i notai, ad esempio, per le transazioni, quindi alcuni sono sicuramente sovrapponibili. Quindi siamo sicuramente disposti a raccogliere intanto, diciamo, quali sono le problematiche operative più immediate dell'interpretazione della legge. E quindi vi invito, anzi sono contenta di essere qui perché insomma vi invito a continuare questo dialogo anche, diciamo, col Ministero anche in maniera scritta, perché poi a prescindere dai quesiti o dalle risposte singole si potrebbe pensare anche a qualche linea guida o circolare interpretativa, a prescindere dalla normativa secondaria che non è detto che sia necessaria, perché appunto la norma su alcune cose è abbastanza chiara, quindi potrebbe essere sufficiente una circolare interpretativa sempre del Ministero, insomma. Però questo è, chiedo che siamo aperti a questo, e tra l'altro, come vi dicevo, probabilmente da qui a 2 anni potrebbero essere riaperti alcuni punti della direttiva, proprio perché c'è in corso un altro dossier a livello europeo che andrà concluso, noi speriamo, insomma, a breve. Questo, vi ringrazio. Grazie a voi.